Sono almeno una ventina i cicloni che ogni anno investono le Filippine, tra i paesi a più alto rischio disastro al mondo. Nel 2013 a Yan è costato la vita a oltre 6.200 persone, è stato tra i cicloni più letali e violenti mai registrati. A Yan ha colpito tra 14 e 16 milioni di persone, 4 milioni gli sfollati. Otto del mattino. A Barangay Taguib è il momento di sgomberare. Questa allerta indica ai residenti che un ciclone si sta avvicinando e che devono lasciare le abitazioni. Questa volta l'emergenza non è reale, ma esercitazioni come questa permettono ai residenti di capire a quali rischi sono esposti e cosa fare. Jacqueline raccoglie documenti, vestiti e cibo prima di recarsi al centro di evacuazione. A Yan è costato il lavoro al marito, impiegato in una piantagione di cocco, un settore che il ciclone ha raso al suolo al 90%. L'esercitazione riporta a galla i ricordi. Abbiamo sentito venti fortissimi e i bambini sono andati nel panico. Quando Ayan colpì, in molti rimasero a casa pensando che il tifone non sarebbe stato così forte o non sapendo cosa fare. Ora prendiamo sul serio ogni allerta, anche quando splende il sole. Quando sentiamo il segnale cominciamo a prepararci perché sappiamo che se aspettiamo dopo non ci sarà più tempo. Il sistema di allerta è strutturato in modo da lasciare ai residenti il tempo di prepararsi evitando spostamenti dell'ultimo minuto. L'ONG Accord ha preparato a lungo abitanti e volontari in modo che tutti sappiano dove andare e a chi rivolgersi. Sei villaggi e circa 400 persone hanno partecipato all'evacuazione. Abbiamo preparato il villaggio, ma ogni leader decide come gestire il sistema di allerta, come preparare i centri di evacuazione. Vedo che c'è per esempio un team medico. Sì, fa parte della struttura, del sistema da adottare per far sì che la comunità sia preparata per uno scenario di questo tipo. Le Filippine hanno una legge nazionale per la gestione dei disastri dal 2010, un testo rimasto a lungo sulla carta, dicono gli esperti. Secondo Pierre Prakash, dell'Ufficio Europeo per gli Aiuti Umanitari, Ayan ha portato un risveglio. I piani d'emergenza locali sono diventati più realisti, organizzati e più testati. Per la riduzione del rischio c'è bisogno di due cose, della mobilitazione della comunità con esercitazioni e formazioni, ma anche di una struttura a livello nazionale. Quindi si lavora a partire dalla comunità verso le istituzioni, ma anche dal governo verso la comunità, per essere certi che queste connessioni tra le diverse unità amministrative siano effettive, villaggio, distretto, provincia, fino al governo a livello nazionale. Le Filippine, in quanto ad avere questa struttura, sono un modello. La riduzione del rischio passa anche attraverso la ricostruzione. Ayan ha danneggiato oltre 1 milione di abitazioni. L'Unione Europea ha finanziato oltre 20.000 nuove abitazioni. Siamo andati nel villaggio di Bayabas, dove sulla scia di Ayan si applicano nuove tecniche di costruzione. Questo villaggio è stato quasi interamente distrutto dal passaggio di Ayan e ricostruito nel giro di un anno. Le case che vedete qui intorno possono sembrare semplici case di campagna, in realtà sono state realizzate con tecniche efficaci quanto semplici per renderle più resistenti agli uragani. Qui si costruisce la sede dell'Associazione degli Agricoltori. Il mastro carpentiere Bernardo fa parte di un gruppo di 35 ad aver seguito la formazione Ricostruire Meglio, organizzata dall'ONG Accord e finanziata dall'Unione Europea. Prima, quando facevamo le fondamenta, i pilastri non avevano questa struttura di ancoraggio, per questo i tifoni riuscivano a sradicare le case facilmente. Ora usiamo questa sorta di ancora che impedisce alla casa di tremare anche con venti provenienti da direzioni diverse. La base del pilastro è realizzata con legno duro, mentre la parte alta usa il classico legno di cocco più morbido. Case costruite così hanno resistito ad Agupit nel 2014, un ciclone paragonato ad Ayan. Indai viveva già nella sua nuova casa. C'è una grossa differenza tra le case di prima e queste. Prima le abitazioni erano realizzate con bambù e foglie. Non c'erano i rinforzi di metallo che oggi tengono assieme i pilastri e il tetto e che rendono la casa più forte. Nonostante i progressi, dove e come costruire è ancora un rompicapo. Le difficoltà nel creare sostentamento in aree più sicure spingono i residenti a ricostruire alla vecchia maniera lungo la costa, accanto ai resti di Ayan.